Non vedo nulla, in questo momento non sto vedendo neanche se c'è la telecamera o c'è Nicola qua. E non sente neanche nulla. Non sento nulla, no, perché per entrare nel clima ottuagenari ho bevuto 5 Campari, e... no scherzo, 6. E quindi stavamo dicendo, Ale? No, io innanzitutto buonasera a tutti, saluto tutti, e come avrete capito anche dal vecchio Saba, questa sera puntata all'insegna della sobrietà, avete capito? Scoppettante, pom. Campionato del prete il prossimo anno, si più sei giornate gli può fare il campionato del prete, giuro. L'ambulanza di servizio al campo del Ventrella, facendo manovra per entrare, ha tamponato la macchina di Manuel. Oh, questo è strepitoso. Quando gliel'hanno comunicato, lui pensava ancora che fosse lo scherzo di Nicola Costini. Fantastico. A proposito di Battaglini, è arrivato un messaggio. Sì. Almeno così il Batta ha coperto la stempiatura. No! Sì, sì. Sabato mattina, quando Batta si presenta sempre all'ultimo, arriva al 90esimo perché non si sveglia, non si sa perché. Perché non ti svegli il sabato mattina? Perché lavoro sempre, no. Faccio il fornaio. Per le qualità che hai fuori dal campo, saresti stato in campo, ti avrei fatto numero 10. Invece, che cosa ti è mancato? Beh, sicuramente mi è mancato il tempo. Perché come sai io ho investito molto sulla mia istruzione e questo mi ha portato un po' a diciamo a stare troppo tempo fuori dai campi, avrei potuto dare molto a questo sport. Per Battaglini, tu Batta hai investito e stai investendo sulla tua distruzione. PS, adesso mi spiego perché il sabato mattina arrivavi sempre infarinato, no. Il fornaio. No, abbassa. Saba, lo sai chi mi ha parlato un sacco bene di te con gli occhiali? Rimetti gli occhiali, Saba, nel frattempo vai mentre ti inquadriamo. Sai chi mi ha parlato un sacco bene di te con gli occhiali? No, Andrea, dimmi pure. Chi nessuno proprio. Pirco, sembri Harry Potter. Buonasera, Francesco Farsi, tecnico del Ventinella. Io credo che stiamo facendo, dopo aver visto questa trasmissione me ne convinco anche io quando mi dicono che incontra qualcuno che stiamo facendo un miracolo. Io... veramente, dopo aver visto sti quattro qua in televisione così, dico mamma mia. Vorrei commentare la foto che vedo in sovraimpressione. Sì. Allora, nella foto si vede il miglior allenatore d'Italia e Antonio Conte. Sì, eravamo nel Salento, eravamo a casa di Antonio Conte. Confermo tutto, siamo andati a escort con Farsi, confermo tutto. No. Francesco, la classica... un commento su questa foto. No, questo avevo i crampi. mi ero cambiato a fine della partita, probabilmente avevo i crampi. E avevi i cranchi. Avevo dato molto. No. Invece... qui era sempre carnevale da mummia, si era vestito. No, però c'è una foto che lo smaschera, vediamo un po'. Ecco. No! Che cosa era successo? Qui è proprio la classica posa del granchio, vedi? Io... Maria, io esco. Questa? Adesso Batta però, Adesso Batta. Adesso Batta. Esatto. Bisogna farsi.